Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione in diretta. Vediamo subito una notizia di viabilità. Andiamo con le immagini sul sito di Infoviaggiando perché si sono create delle code sul tratto autostradale della A4, come potete vedere sia dopo la diramazione fra la A23 e la A4, sia verso Trieste, nella zona di Villesse, ci sono delle code e degli eventi di traffico. Andiamo a leggere un comunicato che è arrivato poco fa in redazione da parte di Autovie Venete. Il tratto autostradale della A4 tra Palmanova e Villessi al bivio A4-A34 è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa della presenza di un branco di cinghiali, circa 5 animali selvatici su entrambe le carreggiate. Sono state istituite le uscite obbligatorie a Palmanova in direzione Trieste e Villesse in direzione Venezia. Sul posto ci sono il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i veterinari dell'azienda sanitaria. Autovie ricorda inoltre che fino alle 8 di domenica 17 non è consentito percorrere il ramo Udine-Trieste del bivio di Palmanova per il completamento del nuovo cavalcavia sulla direttrice di marcia. Al momento, chi proviene dall'A23 diretto a Trieste deve uscire al casello di Udine Sud, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e poi rientrare a Trieste. Andiamo a Villesse, chiedo scusa, andiamo di nuovo a vedere la mappa perché, come si può notare, ci sono delle lunghe code. La striscia rossa che si ingrossa sempre di più. Proviamo a dare uno sguardo anche alle webcam che sono a disposizione nei tratti interessati, quella del bivio di Palmanova, quella di Gonars. Ecco, vedete il bivio Palmanova che per la verità al momento risulta abbastanza scorrevole nel tratto, nella direzione che va verso Milano. Andiamo a vedere anche a Gonars, da quelle parti abbiamo notato la striscia rossa, c'è un po' di traffico, ma code in questo momento non se ne vedono e vediamo anche la barriera dell'Isert come ultima immagine. In questo caso, naturalmente, essendo stata chiusa l'autostrada in entrambi i sensi di marcia, vediamo che c'è qualche automezzo pesante che si immette in autostrada, ma da quell'altra parte, come potete vedere, non c'è traffico, non arrivano autovetture né mezzi pesanti. Dunque, situazione di viabilità da monitorare, tenere sotto controllo, cosa che faremo nei nostri notiziari, ma adesso andiamo avanti e parliamo di altri argomenti. Cominciamo dalla scuola perché anche il TAR del Friuli Venezia Giulia, come già in altre regioni, ha accolto il ricorso presentato da genitori di studenti delle superiori. Ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del 4 gennaio scorso del governatore Massimiliano Fedriga, che disponeva la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado, con attività soltanto in didattica a distanza, fino alla fine del mese. L'ho reso noto ieri sera una nota della Regione precisando che il ricorso del TAR scaturiva da problemi sull'efficacia dell'azione didattica a distanza, sottolineando il divario tra le apparecchiature in possesso tra gli studenti e le conseguenze sulla salute psicofisica dei ragazzi. Il TAR nel dispositivo sottolinea che, nonostante la limitata durata temporale dell'ordinanza, non se ne può tuttavia escludere la portata gravemente dannosa anche per la salute psicofisica dei giovani allievi interessati. Inoltre, per il TAR, il puntuale rispetto alla parte delle istituzioni scolastiche e di tutta la normativa di sicurezza e l'attivazione del già previsto potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale possono, d'altro canto, ritenersi sufficienti ad evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico, fermo restando comunque il potere della Regione di intervenire nuovamente in presenza di significative modifiche di tale situazione. Il Presidente Federica ha annunciato per oggi un nuovo provvedimento che conferma lo stop alla didattica in presenza, anche se, come dicevamo, il provvedimento del TAR di ieri non ha effetto immediato sull'ordinanza sospesa. Insomma, ordinanza sospesa che però non ha effetto immediato con il TAR che dice la Regione però può intervenire di nuovo se rileva un rischio epidemiologico modificato. Va detto che la Regione Friuli Venezia Giulia in questo momento è una di quelle che purtroppo presenta un rischio epidemiologico alto e dunque sarebbe anche giustificata l'ordinanza emessa da Fedriga, che ne emetterà un'altra per superare il problema, ma in ogni caso chi ci ascolta faccia una riflessione, tenga soprattutto presente che non si andrà a scuola per quanto riguarda le scuole di secondo grado, secondarie di secondo grado. Cioè le superiori, non si andrà a scuola prima in presenza, prima del mese di febbraio, quindi fino al 31 gennaio sicuramente si rimane con la didattica a distanza. Adesso andiamo a vedere con l'aiuto del Gazzettino le nuove regole a cui
si sarà sottoposti dalla mezzanotte di oggi, quindi da domenica, con l'attribuzione della fascia arancione alla nostra regione. In questo momento e fino alla mezzanotte, ma in realtà fino alle 22, quando scatterà il coprifuoco, siamo in regime di giallo. Da domani passeremo all'arancione. Eccola qui la pagina del Gazzettino con lo schema di quello che si può e non si può fare per quanto riguarda la nostra regione arancione e tutte le altre arancioni, tra cui il Veneto. Ricordiamo che c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5, sono vietati gli spostamenti tra le regioni ed anche tra i comuni, con le eccezioni che vedete a fianco, che sono quelle che ormai ripetiamo continuamente, che già conoscete. I centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, i negozi aperti fino alle 21, i bar e i ristoranti chiusi sempre, non c'è asporto, asporto fino alle 22, per i ristoranti, i bar fino alle 18, dopo le 18 per i bar, questa è una novità, non si potrà più fare asporto. Trasporto pubblico con capienza al 50%, chiuse piscine, palestre, teatri e cinema, le attività sportive chiusi, i centri sportivi, si può fare attività motoria vicino a casa, oppure chi è impegnato in competizioni nazionali organizzate dal CONI deve allenarsi, musei e mostre chiusi, didattica scolastica in presenza al 50-75%, ma come sapete la nostra regione ha detto no almeno fino al 31 di gennaio. Passiamo adesso a parlare di Io Apro, l'iniziativa che non ha avuto una grandissima adesione nella nostra regione, neanche in Veneto, dove nel Trevigiano c'è stata un poco di mobilitazione in più, con una decina di locali che hanno aperto i battenti, mentre qui vediamo la Ciacarade, che è uno dei locali che ha aperto ad Udine a titolo dimostrativo. Come dicevamo, non c'è stata una grandissima adesione a questo evento, con il locale simbolo, perché simbolo? Perché a Vo' Euganeo, come sapete, si era riscontrato il primo caso di positività da Covid-19. A Vo' il bar, dove si ritiene peraltro che abbia contratto o comunque contribuito a diffondere il virus il primo italiano contagiato dal Covid-19, proprio in questo bar, la Locanda al Sole, ha riaperto, è stato subito chiuso, ovviamente, e multato, il bar dove fu registrato il primo contagio da Covid. E a Vo', in questo bar, sono stati anche semplicemente identificati gli avventori, che erano una ventina e si trovavano all'interno, in orario non di coprifuoco, ma in un locale che avrebbe dovuto essere chiuso. Sanzioni e chiusure in tutto il nord-est, ma va detto che l'adesione non è stata così massiccia. A proposito di adesioni, a proposito di proteste, tutto nasce naturalmente dalla scarsità dei ristori, dall'entità dei ristori, che non può certo coprire i mancati incassi, parliamo di fatturati per miliardi di euro che sono andati in fumo. La CGIA di Mestre ha fatto un'analisi indirizzata alla nostra regione, focalizzata su quello che è avvenuto nella nostra regione in termini di fatturato perso e di rimborsi, di ristori che il governo ha garantito alle attività che non hanno potuto lavorare. Vediamo. I 640 milioni di euro di aiuti diretti erogati finora dal governo alle attività economiche del Friuli Venezia Giulia coinvolte dalla crisi pandemica, sebbene siano una somma importante in termini assoluti, sono stati del tutto insufficienti a lenire le difficoltà subite dagli imprenditori. Così l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che in una nota fa presente che rapportando questi 640 milioni alla stima riferita alle perdite di fatturato registrata nel 2020 dalle imprese della regione, importo che si aggira attorno ai 9 miliardi di euro, il tasso di copertura è stato pari a poco più del 7%. E in attesa dei nuovi ristori previsti nei prossimi giorni, ovviamente il malessere tra gli operatori economici è sempre più diffuso. L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre ribadisce che lo Stato, le regioni e autonomie locali hanno il diritto-dovere di introdurre tutte le limitazioni alla mobilità e alle aperture delle attività economiche che ritengono utili e necessarie per tutelare la salute pubblica, ma per la CGA è altrettanto doveroso intervenire con maggiori aiuti economici a sostegno delle imprese che hanno dovuto chiudere per decreto. Per queste attività, infatti, precisa l'Ufficio Studi, i ristori erogati dall'esecutivo hanno raggiunto a livello nazionale un livello medio di copertura del calo del fatturato del
14,5% circa. Le misure di sostegno al reddito approvate dal governo Conte sono andate in larghissima parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33% rispetto al 2019. Anche per queste realtà gli aiuti economici disposti sono considerati insufficienti. L'ufficio studi della CGA stima che dei 9 miliardi circa di riduzione del fatturato registrata nel Friuli Venezia Giulia nel 2020, almeno 5 miliardi sarebbero ascrivibili alle imprese dei settori che sono stati costretti a chiudere per decreto. I ristori vanno sostituiti con i rimborsi, afferma dunque l'ufficio studi. È necessario uno stanziamento pubblico che compensi quasi totalmente sia i mancati incassi sia le spese correnti che le imprese continuano a sostenere. È vero che quest'ulteriore spesa corrente contribuirebbe ad aumentare il debito pubblico, si legge nella nota, ma è altrettanto vero che se non salviamo le imprese e i posti di lavoro, non poniamo le basi per far ripartire la crescita economica, che rimane l'unica possibilità in grado di ridurre nei prossimi anni la mole di debito pubblico che abbiamo spaventosamente accumulato con questa crisi. Questi dati della CGA di Mestre, che non sono certo ottimi per quanto riguarda anche le prospettive di poter recuperare parte di quello che si è perso, ma tant'è, questa è la situazione. Andiamo avanti, adesso vediamo invece il dato dei vaccini effettuati, perché alla mezzanotte di ieri è stata superata la soglia del 1 milione di italiani che hanno ricevuto il vaccino, 1.039.366 per l'esattezza, e andiamo a vedere anche velocemente la specifica dei dati regionali. Il Friuli Venezia Giulia ha effettuato il 69,4% delle vaccinazioni, con 25.903 vaccini inoculati a fronte di 37.315 dosi ricevute. Ha fatto meglio il Veneto, che di dosi ne ha ricevute 116.900, ne ha somministrate 97.650 per una percentuale dell'83,5%. Si viaggia comunque spediti verso una fase che prevederà poi anche l'inizio della vaccinazione su altre categorie, oltre a quelle per le quali è prevista adesso e per le quali si è già iniziato a vaccinare dalla fine del mese di dicembre del 2020, il 27 dicembre. C'era stato il giorno europeo dei vaccini, in cui tutte le nazioni avevano, a scopo dimostrativo in quel caso, effettuato le primissime vaccinazioni, ma intanto siamo arrivati al 1 milione di vaccinati nella nostra nazione nel complesso. Vediamo i dati invece Covid Italia, con una curva dei contagi che non accenna a calare in maniera drastica, e purtroppo questo ci tiene ancora in allarme. Non si è ancora capito se siamo già nella terza ondata oppure se è ancora una seconda ondata che non vuole lasciarci, non vuol dare tregua. Questi dati di ieri: l'incremento dei decessi è stato di 477, purtroppo ancora un numero molto alto, l'incremento dei guariti 18.979, per fortuna continuano ad essere più guariti che i nuovi infettati, 16.146 l'incremento dei nuovi contagi, con meno 3.312 casi positivi nel saldo di giornata, 558.068 il totale. Come vedete, la curva nel grafico a sinistra in basso sotto alle cifre ci mostra una curva dei guariti che sta salendo in maniera esponenziale. Questo è sicuramente un dato molto positivo. La curva invece, quella gialla, come potete vedere, riguarda i positivi nel complesso nel nostro paese, che sono saliti, adesso stanno scendendo lentamente per effetto di questo divario che è sempre maggiore tra i guariti e i nuovi positivi. Fatto sta però che i nuovi contagi continuano ad essere tanti, troppi, e l'Italia da domani sarà per la maggior parte in arancione, con un paio di regioni in rosso, proprio per provare ad evitare che il contagio raggiunga livelli fuori controllo più di quanto non lo sia già adesso. Nella nostra regione la situazione non è assolutamente positiva, bisogna registrare un tasso di occupazione dei posti letto Covid in intensiva del 39%, il 30% è il limite e il livello di allarme, e nei altri reparti del 53%, con il livello di allarme che era stato fissato a 40. Questi i dati che abbiamo dato ieri nei nostri resoconti, fa ben sperare però il rapporto contagi tamponi, che è sceso di nuovo al di sotto, abbondantemente al di sotto del 10%, toccando ieri l'8,1%.
24, dunque non siamo messi malissimo per quanto riguarda i contagi, siamo messi male invece negli ospedali, a quanto pare, a quanto sembra, in base ai dati che l'Istituto Superiore di Sanità, la Fondazione Gimbe, hanno valutato, esaminato, esprimendo poi il loro parere, cioè Regione Friuli Venezia Giulia in arancione con l'ordinanza del Ministro Speranza che è stata firmata, preparata e firmata ieri. Adesso lasciamo gli argomenti Covid, passiamo ad altro. Siamo collegati con il deputato, l'onorevole Luca Sut del Movimento 5 Stelle per parlare di energia idroelettrica e sostanzialmente della possibilità per quei territori che hanno degli invasi, dei fiumi, quindi la possibilità di poter sfruttare queste risorse, di poterlo fare. Perché ci spieghi che cosa è successo? Voi avete questa mattina diramato un comunicato importante per le aree soprattutto della montagna della nostra regione. Buongiorno, intanto buongiorno a tutti. Sì, quello che abbiamo diramato fa parte di un percorso che è nato da un decreto, il decreto semplificazioni del 2019, che ha previsto la possibilità di regionalizzare tutti gli impianti, il grande idroelettrico. E quello si è seguito quindi un percorso che prevedeva appunto che le regioni in cui ci sono questi impianti possano legiferare, quindi decidere anche chi andrà a gestire poi questi impianti, con la possibilità anche di una società mista pubblica-privata, che è quello che si vorrà fare anche in Friuli Venezia Giulia. Io personalmente, assieme ai colleghi in regione, Mauro Capozzella e Cristian Serro, abbiamo lavorato con i territori, con i sindaci, con i cittadini dove ci sono appunto questi impianti, e abbiamo anche, tutto questo si è tradotto poi in una proposta di legge regionale che è stata depositata appunto dai colleghi, su cui dopo è sfociato tutto in una legge regionale che ha fatto la Giunta, che ha recepito quasi la totalità delle proposte che abbiamo portato. Questa legge, appunto, è per arrivare alla notizia, insomma, di questi giorni. Questa legge, a differenza di molte, di quasi tutte le altre leggi regionali che hanno fatto le altre regioni, nel nostro caso invece non è stata impugnata, cosa che invece è successo nelle altre. Quindi questa è un'ulteriore conferma del fatto che è stato fatto un grande lavoro ascoltando il territorio, che darà appunto la possibilità, perché poi, come previsto dalla legge, parte dei canoni e sovracanoni vengano destinati ai territori dove ci sono questi impianti, più anche una quota di energia gratuita. Questo servirà per aiutare queste comunità che sono montane, per superare anche le difficoltà che ci sono rivolte verso anche lo spopolamento, che sappiamo tutti che è un argomento molto importante per le nostre montagne. Questo sarà un aiuto importante. E quindi, torno a ripetere, è stato un percorso partecipativo, perché noi come Movimento 5 Stelle abbiamo collaborato appunto con le comunità per arrivare a questo risultato, che appunto dimostra l'impegno che abbiamo preso, insomma, col territorio. Perfetto, volevo chiedere una cosa, adesso non posso esimermi dal chiederle qualcosa sulla situazione politica. Lunedì e martedì, giorni cruciali, il problema più alla Camera, dove lei occupa un posto come parlamentare del Movimento 5 Stelle, al Senato, quindi martedì, se non sbaglio, ci sarà poi la giornata decisiva. A che punto siamo, visto che a quanto pare Italia Viva forse vuol fare un passo indietro, ma ha trovato davanti un muro abbastanza compatto, perché Conte ha detto mai più con Italia Viva, non vuol sentirne proprio parlare, dunque continua questa ricerca di altre soluzioni per evitare che la crisi deflagri in maniera completa e totale, però senza accettare un eventuale passo indietro da parte di chi questa crisi l'ha provocata. Questo è il senso. Ma diciamo che tutto è ancora tra virgolette, in lavorazione. Diciamo che il problema, più che Italia Viva, io personalmente penso che il problema sia proprio in Matteo Renzi, che ha dimostrato anche con la sua conferenza stampa, di cui vedete adesso, state mostrando le immagini, ha detto tutto e l'incontrario di tutto. Non si è capito cosa voleva fare, perché ha parlato di chiudere tutte le porte al governo, però ha parlato anche di lasciare aperta una via. E ha dimostrato appunto di essere totalmente inaffidabile, e si è rimangiato
Anche questa volta quello che aveva detto poco tempo fa, che parlava appunto che questo governo sarebbe arrivato fino a fine legislatura. Quindi possiamo dire e confermare che Matteo Renzi sia totalmente inaffidabile. E è per questo il motivo per cui il presidente Conte, adesso vedremo cosa deciderà di fare, e per cui è il motivo per cui ha detto che non si fida più, insomma, di questa persona. E diciamo che adesso appunto ci sono questi 2 giorni, ci saranno tutte le valutazioni del caso appunto che il Presidente farà, che si sfocerà appunto in queste comunicazioni che farà lunedì da mezzogiorno alla Camera e probabilmente martedì mattina al Senato. Quindi staremo a vedere quanti voti appoggeranno appunto queste sue comunicazioni tramite una votazione di fiducia praticamente. Grazie onorevole Sut, grazie Grazie mille. Come dire, le auguro buon lavoro perché sarà una settimana sicuramente cruciale ma anche difficile. I primi 2 giorni saranno, immagino, abbastanza movimentati. a tutti. Vediamo Adesso, al di là perché di tutto, bisogna di speriamo. lavorare su altro e non Sì. su queste cose, Eh sì, sinceramente. speriamo insomma, che si decida per il meglio, per il bene del paese, non per il bene della poltrona e delle forze politiche. Grazie, grazie onorevole Sut, grazie per questo Lavoro, buona intervento anche giornata. sull'argomento dell'energia idroelettrica. Andiamo avanti con alcune notizie di cronaca. Uno guidava ubriaco un veicolo privo di assicurazione, mentre un altro al volante di un autocarro ha esibito una patente francese falsa, ma in realtà non aveva mai conseguito la patente. La polizia di Monfalcone, nell'ambito della sua costante azione di tutela della sicurezza, ha individuato e sanzionato due rumeni che hanno trasgredito le regole del codice della strada. Una pattuglia impegnata nel controllo del territorio in Viale Verde ha fermato nel tardo pomeriggio un'auto che circolava senza luci nonostante il buio. Nel veicolo a terra c'erano diverse latine di birra, inoltre il conducente rumeno aveva difficoltà a parlare e risultava particolarmente nervoso. Il pretesto per la verifica del tasso alcolemico ha dato esito positivo e il successivo etilometro ha rinvenuto un tasso di alcol nel sangue pari al triplo del valore ammesso per la legge. L'uomo è stato denunciato così per guida in stato di ebbrezza e sanzionato con 868 € per la mancata copertura assicurativa. Anche il secondo rumeno, trentenne residente in provincia di Messina, ha avuto un atteggiamento particolarmente nervoso di fronte agli agenti che lo hanno fermato per un controllo mentre guidava un autocarro immatricolato in Italia. Ai controlli effettuati la patente è risultata falsa, sottoposta a sequestro penale, un provvedimento che è stato poi segnalato alla Procura della Repubblica di Gorizia. È stato anche sanzionato per guida senza patente con una ammenda di 5.100 €. Un giovane di 28 anni di nazionalità afghana è stato invece arrestato dai carabinieri di Trieste con accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 27 anni. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Il Piccolo, il giovane e la ragazza si sarebbero incontrati in uno stabile abbandonato della centrale via Galatti. Secondo gli investigatori, la ragazza voleva acquistare marijuana, ma il giovane invece l'avrebbe immobilizzata, avrebbe abusato di lei. In seguito alla denuncia della vittima, i militari hanno rintracciato il giovane e lo hanno arrestato. Ora è nel carcere triestino del Coroneo. Apriamo la pagina di sport, lo facciamo subito con la Serie A, con le partite previste in questo weekend, ricordando che Lazio e Roma hanno giocato ieri e la Lazio ha battuto la Roma per 3-0, il derby si è concluso con il successo della Lazio, queste e tutte le altre partite che vedete in elenco, tra cui Udinese e Sampdoria che si affronteranno domani a Genova alle 20:45. Siamo collegati proprio con Genova, dove c'è Jacopo Romeo in città davanti ad una bella fontana che ci racconta com'è la situazione in casa bianconera. Jacopo, intanto la mascherina ti aiuta a proteggerti dal freddo perché vedo che stai tremando vistosamente. Confermo, confermo, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Più che altro è il vento gelido di tramontana, nonostante la bella giornata di sole che c'è a Genova, che condiziona e temo condizionerà anche la partita questa sera al Ferraris. L'importante è che non resti fredda la classifica dell'Udinese, Francesco, perché dopo un'astinenza alla vittoria che dura da 6 partite, il successo per la squadra di Gotti manca da Torino-Udinese ed un punto alle ultime quattro, è chiaro che serve rimettersi in carreggiata e farlo necessariamente, portando a casa possibilmente la posta piena già questa sera contro la Sampdoria. Ci troviamo in Piazza dei Ferrari, nel cuore di Genova,
la piazza principale della città, Palazzo della Regione, Palazzo Ducale, insomma un po' il cuore pulsante di Genova. Speriamo chiaramente che l'Udinese, come ti dicevo, riesca a ritrovare il feeling con la vittoria, perché come diceva anche ieri Gotti nella nostra intervista esclusiva, è chiaro che la squadra è molto arrabbiata per come è maturata l'ultima sconfitta, quella contro il Napoli domenica scorsa, ed è necessario imprimere una svolta per evitare di trovarsi impantanati nei bassi fondi della classifica, situazione che non è assolutamente consona ai valori di questo Udinese. Come andrà a giocarsi la partita Gotti? Se la giocherà ancora con il 3-5-1-1 che si è visto contro il Napoli, perché sappiamo che permane l'emergenza nel reparto offensivo e dunque giocherà come attaccante di ruolo il suo Lasagna, ma supportato da Pereira, per una soluzione che con Mandragora, Arslan e De Paul a centrocampo aveva già dato comunque una ottima pericolosità offensiva all'Udinese, purtroppo non tramutata oltre un gol nella sfida contro il Napoli di domenica. Dovrebbe tornare anche Ziegler sulla corsia di sinistra titolare, lì aveva giocato Larsen con Molina a destra contro il Napoli, dovrebbe tornare dal primo minuto l'olandese, e c'è anche un altro olandese, Owejan, che potrebbe andare a giocare lì. Vedremo su chi dei due cadrà la scelta di Gotti. Dietro ancora Becao, Bonifazi e Samir, per il resto dunque è un Udinese che dovrebbe andare a ricalcare negli uomini, speriamo non nelle disattenzioni, la squadra che si è vista domenica scorsa. All'altra parte la Sampdoria del grande ex Quagliarella, che torna titolare dopo le ultime tre partite in cui era sempre partito dalla panchina. Questo insomma un po' quello che è il programma della gara di questa sera. Ti riassumo in sintesi e poi ti ridò la linea anche quello dell'Udinese, che svolgerà un piccolo allenamento, una seduta di stretching, di risveglio muscolare all'interno dell'hotel che ospita la squadra del centro di Genova, e poi via via seguirà tutta la solita routine di quando la partita è alla sera alle 20:45, col pranzo e riposo pomeridiano, e poi la riunione tecnica e a seguire la partenza verso il Ferraris. A te. Grazie Jacopo, allora adesso parliamo invece di Serie B, perché torna anche il campionato di Serie B con il Pordenone che giocherà contro il Venezia. Vediamo il quadro delle partite di oggi della Serie B, eccole qui. Il Pordenone dunque affronterà il Venezia alle ore 14 quest'oggi, insieme a tante altre partite che si giocano oggi pomeriggio. Un quadro che però è iniziato già con le partite tra Chievo, Verona e Virtus Entella, che ha visto il Chievo battere la Virtus Entella per 2-1. Il Vicenza invece ha pareggiato 0-0 contro il Frosinone. Le anticipazioni alle ultime in casa Pordenone a cura di Lorenzo Paussa nel servizio. Ripartenza ricca di motivazioni per il Pordenone, che dopo la settimana di sosta riprende il suo cammino in Serie B con il derby con il Venezia nel mirino. Stimoli per cogliere il risultato pieno che arrivano certamente dalla partita in sé, sempre sentitissima nonostante la mancanza del calore del pubblico, ma anche perché i Ramarri, proprio prima dello stop, sembravano avere finalmente intrapreso la strada della continuità. Le due vittorie consecutive contro Reggiana e Salernitana hanno consentito la prima di cogliere per la prima volta i tre punti anche al Teghil, la seconda di avere ragione su una big del torneo e affacciarsi con maggiore decisione alla finestra dei playoff. Un percorso dunque da portare avanti il più a lungo possibile in una stagione che vede Ramarri consacrarsi non più come una meteora, bensì come una piazza che ha fondato radici solide per disputare a buon livello il campionato cadetto. La sfida contro il Venezia è anche uno scontro diretto in ottica classifica. I lagunari precedono il Pordenone di una sola lunghezza, ma dopo una partenza sprint con 4 vittorie e un pareggio nei primi 6 turni, vivono ora un momento più difficile che li veda a digiuno di successi da un mese esatto. Occhio dunque alla voglia di riscatto della squadra di Zanetti e alla capacità realizzativa di bomber Francesco Forte, appaiato al neroverde Dio a quota 9 reti. Tesser si affiderà ancora all'attaccante cividalese insieme a Ciurria, con Mallamo a coprire loro le spalle. Difesa, Vogliacco sarà dirottato a sinistra al posto dello squalificato Falasco, spazio dunque a Berra sull'auto di destra e a Barisone e Camporese come coppia centrale davanti a Perisan. Completeranno l'11 iniziale Zammarini, Calò e Magnino in mediana. Oggi torna anche il campionato primavera alle 14:25, collegamento da Fagagna in diretta in esclusiva sul nostro canale per la telecronaca del match tra Udinese e Hellas Verona. Vediamo il quadro delle partite di questo quinto turno del girone di andata, con il campionato che è rimasto fermo causa Covid per molte settimane: Brescia, Reggiana, Cittadella, Chievo, Cremonese, Parma, Vicenza, Venezia, Monza, Pordenone, Udinese, Verona. Facciamo un passaggio anche sulla pallacanestro per chiudere il quadro dei campionati che interessano le squadre
squadre della nostra città e della nostra regione, la serie A2 con la formazione di coach Bonicioli che giocherà il prossimo turno. Ecco, questa invece è la videata, eccola qui a Biella, alle ore 18 di domani, insieme a tutte le altre partite previste per questa giornata allo stesso orario. Udine ha bisogno di tornare al successo dopo alcuni passi falsi che però sono stati dovuti più che a demeriti della formazione di Bonicioli, alle problematiche relative al Covid con positivi nel gruppo squadra che hanno tolto dalla disponibilità del tecnico alcuni giocatori importanti. Quindi facciamo l'in bocca al lupo alla Old Wild West Udine, partita che verrà trasmessa poi in telecronaca differita lunedì alle 16:30. I programmi di oggi, vediamo quali sono. Alle 12 di nuovo in diretta con il telegiornale, il TG News 24, alle 14:25 la Primavera in diretta da Fagagna, Udinese, Verona, la telecronaca integrale in esclusiva. Gli altri appuntamenti in diretta della giornata sono i TG e poi Studio e Stadio alle 19:45, quando Massimo Campazzo condurrà la trasmissione con un ampio prepartita insieme ai suoi ospiti e con la partecipazione di Paolo Bargigia per parlare di questo Samp Udinese, partita molto molto importante. Da parte mia è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, vi do appuntamento alle 12 con la prossima edizione live del nostro telegiornale. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, che sarà l'insegna del sole. Ampie schiarite in tutte le regioni di Nord-Est, quindi anche in Friuli Venezia Giulia, però attenzione, il freddo sarà pungente con valori davvero bassini, sia di notte che di giorno. Controlliamo partendo da Pordenone e Udine, dove le temperature minime scenderanno di gran lunga al di sotto dello zero in città, quindi nelle zone di campagna e poi ancora più in montagna, freddo ancora più accentuato e massime non oltre i 4-5 gradi, quindi davvero sabato freddino nonostante la presenza del sole. Anche su Gorizia e Trieste temperature davvero contenute, anche qui il tempo resta sì bello, però ci sarà bisogno di coprirsi. Tra l'altro nel Golfo di Trieste vi segnalo ancora parecchio vento, tenderà ad attenuarsi ma si farà ancora sentire. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.